Ciao bambine, ciao bambini e benvenuti all'ora delle storie del martedì. Siete pronti per un nuovo viaggio nel mondo degli albi illustrati? Il pirata oggi ci porta a scoprire uno dei più grandi autori contemporanei, ovvero Anthony Brown, autore e illustratore inglese, quest'anno vincitore del premio Andersen con Tutto cambia. Edito da Orecchio Acerbo, e ne leggiamo le pagine ammirando la bellezza delle sue illustrazioni. Buon ascolto! Tutto cambia, scritto e illustrato da Anthony Brown per Orecchio Acerbo. Giovedì mattina alle 10:15 Joseph Kay notò qualcosa di strano nel bollitore. Tutto il resto in cucina era al solito posto, pulito e ordinato. C'era persino lo stesso odore di sempre. La casa era tranquilla e silenziosa e la stanza di Joseph era proprio come l'aveva lasciata. E poi vide la pantofola. Quella mattina suo padre era uscito per andare a prendere la madre di Joseph. Prima di andarsene, aveva detto che tutto stava per cambiare. Era questo che intendeva? O questo? Joseph non aveva capito. Forse fuori le cose sarebbero andate per il verso giusto. All'inizio sembrava così. Joseph non sapeva cosa fare. Forse se fosse andato a fare un giro, oppure se avesse guardato al di là del muro, stava davvero cambiando tutto. Joseph tornò nella sua stanza, chiuse la porta e spense la luce. Quando la porta si aprì, la stanza si illuminò e Joseph vide suo padre, sua madre e un bambino. «Ciao, amore!» disse la mamma. «Questa è tua sorella!» E così, da una semplice frase, quando torna la mamma, tutto cambierà, si scatena anche l'immaginazione di Joseph. E come l'immaginazione che si scatena nella mente di tanti piccini e anche di molti adulti, e che va tenuta viva e va alimentata soprattutto. Anthony Brown è uno degli illustratori contemporanei con più immaginazione. Noi ci vediamo martedì prossimo. A presto!